ma ci sono molti di voi che sicuramente si stanno chiedendo come si fa. Si fa a mettere i mod menu SPRX, postazione, quindi qui c'è il televisore, qui c'è il Mac, dove modo e faccio tutte le cose. Questo sarà il video di oggi, come mettere i mod menu SPRX. Allora ragazzi, come vedete dallo schermo, abbiamo in basso a destra FileZilla, troverete comunque il download in descrizione. Allora cercherò di spiegarvi velocemente come si fa, anche perché è molto semplice e soprattutto veloce. Quindi prima cosa, aprite FileZilla. Secondo, andate sulla vostra PlayStation, modificate, andate su Multime. Quindi adesso aspettiamo che entri e vi faccio vedere al volo cosa dobbiamo fare. Nella parte host avevo già scritto il mio indirizzo IP nelle impostazioni, andando su informazioni di sistema, e lo trovate lì. Quindi voi, dopo aver cliccato su connessione rapida, si aprono queste cartelle. Voi che cosa fate? Andate su devhttb0, dopo trovate la cartella che si chiama TMP, ci entrate dentro ragazzi, questa qui. Quindi dopo che siete dentro, lui ci chiederà, cioè non ci chiederà niente in realtà, ma dobbiamo mettere le cartelle, quindi i nostri mod menu qui dentro. Cosa facciamo? Prendiamo per esempio il server identity e la licenza, perché il mod menu a pagamento funziona a licenza. Quindi dobbiamo prendere questi due e metterli qui dentro, semplicemente. Quindi copiamoli e li mettiamo qui dentro ragazzi, tranquillamente. Li lasciamo liberi, quindi non in nessuna cartella o altro. Possiamo vedere il trasferimento e l'uscita dei file qui, che GC2, serve purtroppo la licenza che è questa qui, però non cambia la situazione. Adesso bisogna mettere un e-bot per permettere al mod menu di girare sul gioco. Quindi andiamo su game, piccolo ragazzi, andiamo su Blast di GTA 1807, andiamo dentro USRDIR e qui ragazzi eliminiamo l'e-bot, che è quello originale, e mettiamo l'e-bot che ci è stato dato quando abbiamo scaricato il server MVP, ovvero questo e-bot qui. Quindi adesso aspettiamo che l'e-bot venga copiato, poi possiamo benissimo uscire e andare a vedere su GTA se il mod menu è stato caricato con successo. E quando entriamo su GTA ci comparirà un avviso che dirà che il mod menu è stato caricato con successo. Il nostro e-bot ha finito, infatti a trasferimenti riusciti, se noi clicchiamo qui, potremo vedere che il nostro e-bot è stato copiato con successo, questo qui. Ok ragazzi, adesso abbiamo fatto praticamente tutto, quindi o chiudete FileZilla o semplicemente selezionate il gioco e facciamo parte di GTA. Io siccome non lo voglio chiudere, faccio semplicemente parte di GTA. Anche se ci dice che ci sono connessioni FTP, ovvero è connesso a FileZilla, perché FileZilla è un server client, lasciamo perdere e facciamo sì e andiamo avanti. Anche ragazzi, se su FileZilla riesce disconnesso dal server, non la scritta rossa ma in nero, voi comunque tranquilli, non vi preoccupate, il mod menu funziona ugualmente. Quindi andiamo su GTA e lo vediamo insieme. Ecco ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma c'è uscito un avviso che ci dice che noi abbiamo caricato il server di Kitty main SPRX. Quindi niente, ora facciamo X e questa parte la saltiamo e andiamo direttamente al multiplayer e vi faccio vedere che l'abbiamo utilizzato. Quindi una volta che ci dà questo avviso, noi capiamo automaticamente che il mod menu è stato caricato con successo. Io per comodità faccio sessione sull'invito e potete fare benissimo la sessione che volete. Il mod menu ragazzi, vi ricordo che funziona lo stesso con tutti, mi raccomando. Quindi una volta che ci fa il caricamento possiamo usare il mod menu tranquillamente. Ecco, cioè io come entro, ovviamente c'è gente che mi tartassa di messaggi, mi scrive Omega, mi invitano. Vabbè, perché comunque sanno che è il mio account, che ogni tanto faccio money lobby anche non annunciate. Però che cosa vi devo dire? Niente, siamo su GTA 5 Online, invece c'è il mio rango, c'è i miei soldi. E adesso apriamo semplicemente il mod menu. Il mod menu si apre con freccia a destra e quadrato. Ed eccolo qui. Questo è il nostro mod menu server individuo. Ora possiamo fare quello che volete, che vogliamo, che volete, suicidarvi, dare soldi, fare casino nelle lobby. Niente ragazzi, questo è tutto, alla fine è una cosa semplicissima. Alla fine non ci vuole proprio niente a mettere un semplice mod menu e fare insomma quello che si vuole. Tanto funziona con tutti, potete fare quello che volete, insomma i miei video già li avete visti, sapete già cosa possiamo fare e quello che non possiamo fare, ovvero possiamo fare tutto. Quindi adesso vi faccio vedere anche il Tesseract, visto che stiamo, perché è un mod gratis, e faccio vedere anche quello e via.
Ragazzi, adesso usciamo da PlayStation Network e facciamo la stessa identica cosa. Eccoci su Multiman. Quindi, cosa facciamo adesso? Facciamo di nuovo connessione rapida. Qui facciamo ok. L'host si ricollega, il server si ricollega. Andiamo di nuovo nella cartella TMP, questa qua la solita, però ragazzi questa volta cancelliamo il server MVP, sia la licenza sia questa, perché non ci servono più. Ok, una volta che abbiamo eliminati prendiamo il Tesseract dal nostro computer, ovviamente ragazzi il download lo trovate in descrizione, lo copiate qui, sempre dentro la cartella TMP. Ragazzi mi raccomando non cambiate nome, non fate niente, prendete il file così come sta, salvo lo copiate libero dentro la cartella TMP. Non c'è nulla di più facile da fare. Il Tesseract è stato copiato e adesso copiamo il nostro e-bot, sempre qui come prima, eliminiamo quello di prima, anche se dovrebbe essere uguale al bot bin, però ragazzi lo cambiamo in sé. Quindi il nostro server FTP ha finito. Il server FTP, ragazzi, se lo state chiedendo, è un protocollo di comunicazione che si usa. Ce ne sono tantissimi, comunque lasciamo stare, questa no, è una cosa fuori sede. Abbiamo GTA come prima, facciamo sì, e vi faccio vedere anche il Tesseract. Abbiamo GTA come prima. Come potete benissimo notare, ragazzi, anche quando abbiamo messo il Tesseract ci dà l'avviso Welcome to Tesseract menu opens up with R3 più palle nextgen.com fastidio.com. Niente, ci cerco di aprire il mod e basta, tutto fatto. Ora facciamo ok, aspettiamo il caricamento e andiamo online. Dopo l'ennesimo caricamento di GTA facciamo l'accesso online e vi faccio vedere che anche il Tesseract funziona come vi avevo detto all'inizio. Il mod menu, ragazzi, si apre premendo R3 e la freccia di sinistra ed eccolo qui, è spawnato e adesso possiamo fare quello che cavolo vogliamo, quindi uccidere persone come prima, insomma non funziona, funziona con tutti. Io vi ho fatto vedere come si mette un ESPRX, è facile, spero che avete capito tutti perché non ci sono problemi comunque nel farlo. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, comunque per supportarmi, non si sa mai, quindi sei bagato il piede del tipo. Quindi lasciate un like ragazzi per supportarmi e noi ci sentiamo al prossimo tutorial che metterò sul canale. Bella a tutti!